Ciao, qui Eli Prandi e questo è Pac-Man, prodotto da Milton Bradley, MB, nel 1982. Probabilmente molti di voi se lo aspettavano diverso, con meno cartone. Ed avete ragione, Pac-Man nacque come videogioco sviluppato da Namco nel 1980. Uno schermo di 224x288 pixel, nero, in cui un pallino giallo con la forma del pack di hockey si aggira per un labirinto inghiottendo pallini bianchi più piccoli e cercando di evitare quattro fantasmini colorati, tutto in 24K. Questo è il gioco che conquistò il mondo intero, ed anche se oggi ci sembra elementare, quando uscì nei primi anni 80, l'intrattenimento elettronico era ancora agli albori. Molte famiglie non avevano una console ed ancora meno avevano un computer. Non avrebbero saputo cosa farsene prima di internet. E non parliamo dei telefoni, che all'epoca potevano solo telefonare. Con giochi da tavolo come questo, i produttori di videogame potevano coprire anche questa grossa fetta di mercato, ed i ragazzini che non erano provvisti di console potevano dire di aver giocato al titolo più popolare del momento anche fuori dalla sala giochi. Se vogliamo farci una partita, dovremo prima di tutto aprire la scatola, ed è qui sul retro del coperchio che troviamo l'elenco delle parti incluse e le istruzioni del gioco. Intanto dobbiamo assemblare i nostri 4 Pac-Man, uno blu, uno verde, uno giallo ed uno rosso. Abbiamo poi l'inconfondibile tabellone bucherellato e disegnato qua sopra il classico labirinto di Pac-Man. E poi ben 60 biglie, di cui 4 gialle, e queste erano inesorabilmente destinate a finire perdute qua e là per la cameretta. 4 vaschette in plastica colorate, una per ogni Pac-Man, dove potremmo riporre le palline che avremo divorato. E poi ci sono 2 fantasmini soltanto, il colore di questi era casuale, uno qualsiasi di quelli già disponibili nel gioco. E per finire, ovviamente, gli immancabili dadini in legno. E adesso allestiamo il tabellone per la partita. Le 4 biglie gialle vanno posizionate nei 4 cerchietti rossi che vediamo al centro del tabellone. E poi, per ognuno dei forellini, mettiamo una pallina bianca. Queste saranno le posizioni durante il gioco. Tutti i cerchietti azzurri che vediamo invece sono solamente decorativi. Ogni giocatore sceglie un colore e mette il suo Pac-Man nella posizione di partenza. I 2 fantasmini invece vanno messi nei riquadri al centro del tabellone. Ed ora possiamo iniziare. Il primo giocatore lancia i dadi e sposta il suo Pac-Man di tante posizioni quante indicate su uno dei 2. Ad ogni bivio sceglie che strada prendere e mangia tutte le biglie che incontra lungo il suo cammino. Dopo aver spostato il suo Pac-Man, il giocatore prenderà una scelta di fantasmini, che in fondo appartengono a tutti i giocatori, e lo sposterà di tante posizioni quante sono indicate sul secondo dado, di nuovo rispettando il percorso. E qualora incontrasse un Pac-Man avversario, questo sarà costretto a retrocedere alla sua posizione di partenza e a cedere al giocatore 2 delle sue palline bianche. Ogni pallina gialla fagocitata ci permetterà di catturare un fantasma quando lo incontreremo. Questo verrà riposto di nuovo al centro del tabellone ed ognuno degli altri giocatori, in segno di gratitudine, dovrà darci una delle sue palline bianche. Il vecchio Pac-Man è solo uno dei tanti giochi da tavolo che riproducevano i videogiochi più grandi di quell'epoca, dei primi anni 80, proprio perché all'epoca il videogioco non era ancora a disposizione di tutti, soprattutto non in casa, mentre si andava tantissimo nelle sale giochi. Per noi questo gioco in particolare rappresenta un ricordo prezioso della nostra infanzia, ma in realtà credo uno dei più diffusi, infatti se cercate nel mercato dell'usato ne troverete tantissimi anche ad ottimi prezzi. Mettendo anche da parte la nostalgia, rimane comunque un bel gioco da tavolo perché le modalità di gioco sono molto semplici e chiare, riprendono effettivamente piuttosto fedelmente la dinamica del videogame, le partite non sono troppo lunghe, nemmeno troppo brevi e c'è tutto questo aspetto plasticoso del mangiare le palline con quel bel umorino clac clac che veramente riempie la serata. E per finire, già da bambino traevo grossa soddisfazione dal fatto di poter impugnare il Pac-Man. È bello concreto nelle mie mani, a differenza di quanto avrei visto solamente disegnato sullo schermo del computer. È curioso anche notare che le grafiche sulla scatola non ricordino per nulla la serie animata di Pac-Man che uscì poi in televisione, perché questo gioco era tratto solamente dal videogame e ancora nulla aveva a che fare con la serie animata. Beh, io e il fratellone in particolare con questo gioco siamo veramente tornati indietro di tantissimo tempo, per noi un ricordo prezioso, speriamo che lo stesso valga anche per alcuni di voi.
Potete farci sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto, sono sicuro che alcuni di voi ci avessero giocato già da bambini. Se il video vi è piaciuto potete cliccare su mi piace qui, potete condividerlo, potete seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!